Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La stagione a Taormina è andata benissimo. La ristorazione, il bar. A Taormina l'estate 2023 non ha deluso le aspettative e neanche i guai dell'aeroporto di Catania hanno invertito l'ottima tendenza. È andata bene, c'è stata parecchia gente, parecchi turisti. Ogni anno dopo il Covid la stagione migliora sempre di più. Ormai siamo non solo ritornati ai numeri del 2019, ma li abbiamo di gran lunga superati. Quest'anno abbiamo avuto una clientela finalmente maggiormente americana e australiana. Settembre speriamo di fare il miglior mese degli ultimi anni. Prezzi aumentati sicuramente, noi siamo in un hotel qua vicino, l'anno scorso abbiamo pagato 120 a persona al giorno, quest'anno sono 150 a persona al giorno. Se i prezzi fossero un qualcosa meno... Sì, diciamo che non si può spendere 30 euro a persona per un ombrellone. I think it is a little bit expensive here in Taormina compared to some of the other places. I think the food's probably slightly more expensive. It started, I think, 165. A night. Sull'aumento dei prezzi, la percezione dei turisti è confermata dagli operatori. Entriamo in una delle camere deluxe, è venduta a 1230 euro a notte. L'anno scorso, stesso periodo, eravamo fuori all'incirca con 950 euro a notte. Nel corso di questi anni abbiamo effettuato degli investimenti importanti e questo ha comportato sicuramente un aumento di quelle che sono le nostre tariffe. Su quest'anno rispetto all'anno scorso siamo su un 10-12% in più. Granite brioche qui quanto costa? 4-5,50 euro. L'anno scorso costava sui 50 centesimi, un euro in meno. Sicuramente noi abbiamo avuto un aumento dei prezzi che oscilla dal 20 al 30% in base alla stagionalità, in base all'occupazione. I prezzi sono aumentati anche di conseguenza all'aumento generale dei prezzi dell'energia, delle materie prime. Allora, Granelli, Friedman...